Buongiorno a tutti e a tutte. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che la partecipazione da remoto è consentita alle colleghe e ai colleghi secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni, l'audizione di rappresentanti dell'Associazione Rete 26 febbraio. Anche a nome dei componenti del Comitato saluto e ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori la dottoressa Manuelita Scigliano, che è la portavoce della rete 26 febbraio, Zara Barati e Gulaka Yamshidi, che sono rifugiati afghani. Ricordo che la rete del 26 febbraio si è costituita a seguito del naufragio dei migranti presso la spiaggia di Steccato di Cutro, allo scopo di fornire assistenza e supporto ai naufraghi e ai familiari delle vittime. L'audizione odierna, che fa seguito a quella di questa mattina con i rappresentanti di Afghana, di Emergency e di United Against Humanity e Intersos, ci consente di approfondire ulteriormente la situazione dei diritti umani in Afghanistan, con particolare riferimento alla condizione dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Quindi resta molto urgente la necessità di implementare corridoi umanitari per garantire la sicurezza delle persone vulnerabili e per consentire alle persone di lasciare il paese in modo sicuro e dignitoso, evitando persecuzioni, violenze e percorsi migratori irregolari e pericolosi. Ora, forniti questi elementi, mi fa piacere dare la parola ai nostri ospiti, pregandoli di contenere i propri interventi in 20 minuti complessivi. Quindi adesso darei la parola a chi vuole iniziare. Non so, la dottoressa Stigliano, comincia lei. Prego, dottoressa. Grazie mille, buongiorno. Come ricordava la Presidente, io sono Manuelita Scigliano e rappresento la Rete 26 febbraio. La Rete 26 febbraio è un coordinamento di associazioni che si è costituito all'indomani della tragedia di Cutro proprio per dare supporto e assistenza ai familiari delle vittime e ai sopravvissuti del naufragio. In quei primi giorni di impegno ci siamo però accorti che oltre a questa assistenza umanitaria necessaria e urgente era necessario anche iniziare a mobilitarci per portare all'attenzione dell'opinione pubblica l'assurdità di tragedie che si ripetono nei nostri mari e alle nostre frontiere, con centinaia, migliaia di persone che muoiono ogni anno tentando di raggiungere la fortezza Europa. Questa umanità disperata, fatta di donne, uomini, bambini, profughi di guerra, vittime perseguitate, giovani in cerca di un futuro migliore, interroga le nostre coscienze e ci interrogherà anche quando i nostri figli e i nostri nipoti studieranno queste pagine buie della storia europea. Oggi in particolare sono qui con due amici afghani. Entrambi hanno perso i loro cari quel 26 febbraio del 2023. Sono anche loro rifugiati e loro, insieme a chi di loro non ce l'ha fatta? Sorry. Ok, scusa. Ok. E quindi dicevo, sono qui con due amici afghani, e anche loro sono dei rifugiati e hanno perso dei cari durante la tragedia di Cutro, e loro, come i loro cari che non ce l'hanno fatta, hanno e avevano diritto, pienamente diritto, di ricevere accoglienza e supporto in Italia, proprio perché vittime in fuga da un paese martoriato dalla guerra e che oggi è sotto il giogo di un regime fra i più oscurantisti del pianeta. Erano tante le persone e le donne presenti su quella barca affondata a Cutro, come sono tante le donne e i bambini che proprio in questi giorni hanno perso la vita in un altro naufragio calabrese, quello al largo delle coste di Roccella Ionica. Donne afghane spesso, come Zara, ma anche iraniane, siriane, donne per cui, permettetemi di dirlo, siamo pronti a stracciarci le vesti quando si tratta di supportarle a distanza, da dietro gli schermi delle nostre televisioni o dei nostri computer, quando appoggiamo le proteste di piazza nei loro paesi, quando le incoraggiamo a rivendicare i loro diritti di essere umani e quando loro ci provano, quando chiedono finalmente di poter avere una vita libera e dignitosa e di poter godere finalmente dei diritti di essere umani che in quanto universali appartengono a ogni donna o uomo che calpesti il suolo di questo pianeta, ecco, proprio allora li abbandoniamo.
Quale via di uscita offriamo loro? Quali sono le vie legali e sicure d'ingresso per questi profughi di guerra e per queste donne perseguitate? L'ultimo report di Emergency ci ricorda infatti che l'Afghanistan, che purtroppo è scomparso dai media, rimane uno dei peggiori disastri umanitari del mondo. Dopo il ritiro delle truppe internazionali dal paese, la violenza non è finita e la povertà estrema è aumentata, esacerbata dalla siccità e da altri disastri naturali. A seguito della presa di Kabul e del cambio di governo dell'agosto 2021, le riserve nazionali e internazionali dell'Afghanistan sono state congelate, causando effetti disastrosi sull'economia locale. Le nuove autorità non sono state riconosciute dalla comunità internazionale e molte delegazioni diplomatiche, quelle occidentali in particolare, sono state evacuate. E in un paese che dipendeva da aiuti internazionali per il 75% della spesa pubblica, la possibilità di una vita dignitosa per la popolazione sono drasticamente evaporate. Noi oggi siamo qui per chiedere che vengano a più presto attivati, riattivati e consolidati corridoi umanitari da paesi come l'Afghanistan, così come anche i programmi di ricollocamento dei profughi afghani presenti nei campi di accoglienza o in situazioni ancora più precarie in Iran, Pakistan o in Turchia. Così come siamo stati giustamente pronti ad attivarli per altri paesi in guerra come l'Ucraina. Secondo i dati dell'UNHCR, 273.000 erano i rifugiati afghani bisognosi di reinsediamento solo nel 2023 e di questi tuttavia solo 4.500 sono stati reinsediati nell'Unione Europea, negli ultimi 12 anni però. Un impegno europeo e italiano per rafforzare questi programmi è completamente stato assente. Rispetto agli afghani, per esempio, l'Italia si era impegnata nel 2022 a reinsediare 1.111 rifugiati afghani, ne sono stati effettivamente salvati 271, cioè lo 0,1%. Chiediamo quindi che non cali il velo dell'indifferenza su vicende come quelle dell'Afghanistan, ma anche sulle tragedie che avvengono ai nostri confini. La frase che ci viene ripetuta come un mantra, dobbiamo aiutarli a casa loro, è un'offesa alla nostra intelligenza. Perché sappiamo bene tutti che situazioni come quella dell'Afghanistan, dell'Ucraina, della Palestina non si risolveranno in un giorno, in un mese, neanche in un anno, probabilmente neanche in 10. L'impegno umanitario deve essere costante, le vicende geopolitiche globali devono essere al centro della nostra attenzione, ma dobbiamo anche capire che non possiamo sacrificare queste persone, questa generazione, che si vede semplicemente negato il diritto all'esistenza nei loro paesi. Questi uomini e queste donne hanno diritto di vivere, sognare, lavorare, spostarsi, esattamente come ce l'ho io, come ce l'avete voi, e questo diritto ce l'hanno oggi, ce l'hanno ora. Aiutiamoli a casa loro, ok, ma aiutiamoli anche a scappare e ad arrivare sani e salvi, lì dove hanno pienamente diritto di essere accolti. Gestiamoli questi fenomeni, non nascondiamo come spesso accade la testa sotto la sabbia, anche perché questa sabbia sotto cui nascondiamo la testa è oramai completamente intrisa di sangue. Grazie. Grazie dottoressa Scigliano. Allora adesso passerei la parola alla dottoressa Zara Barati. Salve, prima di tutto vorrei ringraziare voi e Associazione Saber per aver coordinato questa audizione e vorrei ringraziarvi per partecipazione. Sono Zahra Barati dell'Afghanistan. Sfortunatamente la situazione attuale in Afghanistan è estremamente grave, soprattutto per le ragazze e le donne che non hanno il diritto di studiare, lavorare e prendere decisioni. La situazione economica e politica è molto critica e ci sono molti pregiudizi. Tanti afghani devono lasciare il paese e sono
costretti a scegliere il modo clandestino per raggiungere l'Europa. Purtroppo è molto difficile entrare legalmente in Europa e sfortunatamente in questo modo molte persone perdono la vita. Vorrei che l'Unione Europea crei vie legali per rifugiati afghani in modo tale di poter entrarci legalmente e senza rischi. Mi riferisco ad esempio all'imbarcazione del 26 febbraio 2023 sulla quale il mio fratello ha perso la vita. Mio fratello viveva in Iran con la mia famiglia. A causa delle difficoltà e condizioni per gli immigrati afghani in Iran e dei molti pregiudizi esistenti nei loro confronti, essi si trovano privi di ogni diritto. Mio fratello quindi ha deciso di venire clandestinamente in Europa e al momento opportuno far portare il resto della famiglia. Ahimè, questo suo desiderio non è stato avverato. Avendo perso il mio fratello in questo tragico incidente, vi confesso che dopo la sua morte io e la mia famiglia ci troviamo in grande difficoltà. Tutti speravamo, attualmente sono in cura da due psicologi perché quando sono venuta a Crotone per identificare il corpo di mio fratello ho assistito a scene strazianti e ancora non riesco ad accettare la morte di mio fratello. Tutti speravamo di non assistere più a questi tragici eventi, ma purtroppo ho appreso che il 10 giugno 2024 un'altra imbarcazione è affondata nelle acque italiane e questo è molto triste. Io chiedo l'aiuto e l'assistenza per coloro che restano e sono familiari delle vittime di questo tragico evento. Grazie. Grazie. Grazie di questa testimonianza che capisco essere estremamente dolorosa, grazie per averla voluta condividere con noi. Adesso passerei la parola a Gulaga Yamshidi. Prego, signor Yamshidi. Signor Presidente, stimati membri della Commissione per i diritti umani e relazioni internazionali del Parlamento italiano, sono Gulaga Yamshidi, professore universitario e capo dell'ufficio del governatore di Herat durante il periodo repubblicano e in questo momento rifugiato politico in Italia nella città di Palagiano, Taranto, con tre figli e lavoro come operaio a giornata nel settore agricolo per mantenere la mia famiglia. Vorrei ribadire che negli ultimi sei mesi che in quest'anno mi sono stati concessi 74 giorni lavorativi per 6 ore all'ora, mentre devo dire che negli ultimi 40 anni della mia vita neanche nella casa paterna avevo fatto i lavori simili. Ho inviato diverse email al progetto SAI di Roma e il comune di Palagiano per sostenere i profughi italiani, ma purtroppo non ho ricevuto nessuna risposta e sono stata espulsa il 17 giugno 2024 da questo progetto.
Questo trattamento su un rifugiato politico viene effettuato mentre la situazione sociale, culturale, politica ed economica afghana è seriamente precaria e confusa. Il popolo afghano è soprattutto sotto molte pressioni. I diritti umani vengono violati apertamente di fronte al mondo. Le donne del mio paese si trovano al livello più basso dei loro diritti e sono privi di poter assistere ed andare a scuola e all'istruzione e all'università. Sono più 1000 giorni che viene a loro negato il diritto di andare a scuola e all'università. Devo sottolineare che la durata del progetto SAI per i rifugiati afghani è molto breve, mentre lo stesso progetto viene adottato a popolo afghano fino alla fine della guerra. È da considerare che in Afghanistan le violazioni dei diritti umani e minacce alla sicurezza vengono attualmente continuati molto di più. Questo duplice trattamento riguarda la questione dei rifugiati, è in contraddizione con lo spirito e i contenuti delle convenzioni relativi alla regolamentazione delle questioni di asilo e i diritti dei rifugiati. Sono passati più di 2 anni e mezzo da quando questi collaboratori che si trovano in Iran e in Pakistan hanno ricevuto l'email del trasferimento, ma ancora non hanno avuto nessun risultato. Con il vostro permesso, Wazir Ahmad Zeinal, vorrei raccontare la sua storia. Egli era uno degli importanti ufficiali di sicurezza del regime repubblicano a Herat e collaborava con le forze NATO. Ha dovuto lasciare l'Afghanistan e fuggire in Iran, ma non ha potuto fare null'altro che scrivere al Ministero per poter ricevere l'aiuto, ma purtroppo ancora non sono arrivati i risultati per il trasferimento suo e per le difficoltà che aveva in Iran ha dovuto lasciare l'Iran e andare in Turchia e in Turchia ha avuto ancora altri problemi di malattia e disoccupazione e per desiderio di arrivare in Italia e le precedenti collaborazioni con l'Italia ha pensato di venire insieme alla moglie e 2 figli con una imbarcazione arrivare nelle acque italiane, ma purtroppo questo viaggio non è raggiunto al suo obiettivo e tutti e 4 sono stati annegati nelle coste calabre. Questi 4 salmi sono state riportate in Afghanistan. In una riunione che avevamo con il primo ministro italiano, il primo ministro ha detto che poteva trasferire i familiari delle vittime in Italia, ma non ha potuto. Ma in questo momento che sto parlando con voi, ancora questo non è avvenuto. Vorrei chiedere con tutto il cuore
ai deputati del popolo italiano che il popolo afghano non sia lasciato solo fino all'instaurazione di un legittimo governo e democratico basato sulla volontà del popolo, impegnato nell'attuazione della giustizia e del diritto, libertà e democrazia. Nell'esprimere nuovamente la mia riconoscenza a voi onorevoli rappresentanti del Parlamento italiano, desidero possiate seguire più da vicino e adeguatamente l'applicazione del progetto di trasferimento, migliorare la sicurezza dei rifugiati afghani in Italia, trasferire le famiglie delle vittime in questo paese. Nell'adempimento di quanto prospettato in modo breve e sommario, abbiamo urgente bisogno della vostra collaborazione e della vostra voce amica. Grazie. Grazie signora Jasmidi, professor Jasmidi, visto che lei ci ha detto che è un professore ed è giusto riconoscere i titoli alle persone. Adesso chiederei ai colleghi e alle colleghe se ci sono delle domande, quindi sì, l'onorevole Porta, prego. Io grazie Presidente, io ringrazio i rappresentanti della rete 26 febbraio, nel ringraziarli ovviamente non posso che esprimere a nome mio personale, di questa commissione, del gruppo del Partito Democratico, non soltanto la solidarietà umana ma anche la solidarietà politica per quello che loro rappresentano e per quanto ci hanno raccontato. Io credo che, Presidente, compito di questo comitato e di questa indagine conoscitiva sia esattamente quello di valutare come e quanto l'Italia fa a difesa dei diritti umani in Italia e nel mondo. E purtroppo il caso dell'Afghanistan forse è il più emblematico caso di ipocrisia e di indifferenza che noi abbiamo in questo momento, perché non c'è cosa peggiore del doppio pesismo in politica ma anche in politica internazionale. Si è solidali giustamente, sono di un gruppo parlamentare che si è fortemente espresso a favore del popolo ucraino, dell'accoglienza dei rifugiati ucraini, ma la stessa solidarietà, la stessa accoglienza deve essere garantita a tutti i popoli, a tutti i rifugiati, e questo ovviamente non possiamo permetterlo. Dobbiamo garantire vie legali, programmi di ricollocamento. Ovviamente il vostro appello non può che essere accolto da questa commissione, da questo comitato. Io sono rimasto inorridito a sentire l'altro giorno il ministro dell'Interno Piantedosi che illustrava i dati, no, sui respingimenti, sull'immigrazione irregolare. Si parla di questi dati, il ministro ha detto letteralmente non ci curiamo sugli allori, cioè gli allori, quindi la vittoria, il premio, la soddisfazione è perché noi non facciamo entrare nel nostro paese, respingiamo alle frontiere, come è successo purtroppo drammaticamente a Cutro, persone che hanno tutto il diritto perché scappano da violenze, da guerre, da, come in questo caso, regimi che non rispettano i diritti umani, i diritti delle donne, i diritti dei bambini. Allora mi chiedo davvero, Presidente, so che incontro in lei una persona totalmente solidale con questo, ma dobbiamo ricordarcelo. Qual è l'indice, cosa misura l'indice di civiltà di un paese? I respingimenti alla frontiera o la capacità di accoglienza
di questo Paese. Ecco, io credo che ci stiamo allontanando drammaticamente, non soltanto in Italia, vediamo quello che sta succedendo in Francia e in altri Paesi dell'Unione Europea, e quindi vi ringrazio. Ovviamente vi chiedo nella vostra replica, ma avete già chiesto qualcosa di cui noi ci faremo carico, che cosa possiamo fare di più anche come Comitato, come Commissione Esteri, per fare in modo che la vostra voce non sia una voce inascoltata, non soltanto in questa Commissione ma nel nostro Parlamento. Grazie. Grazie. Onorevole Bonelli, prego. Grazie Presidente. Innanzitutto un saluto a Zahra Barati, Gulag Jasmidi. La questione è molto semplice. Alcuni giorni dopo il tragico naufragio di Cutro, la Premier Meloni ha accolto presso Palazzo Chigi una delegazione dei familiari delle vittime. In quell'occasione la richiesta che è stata formulata dai familiari delle vittime era quella rivolta alla Premier, un incontro che è avvenuto a porte chiuse, voglio ricordare, non in presenza di giornalisti, era quella di consentire i ricongiungimenti familiari. La Premier Meloni disse: non posso prendermi un impegno perché coinvolge altri paesi, andrò a Bruxelles e porrò la questione agli altri capi di governo. Questa è una questione molto seria che non può essere lasciata cadere con una vaga promessa, perché in primis alcuni di queste vittime i parenti sono in Italia e quindi il ricongiungimento familiare è una competenza del governo italiano e sarebbe un atto su cui si deve ancora lavorare. Altri si trovano in Germania, altri si trovano nei paesi nordici, ancora più su, non so, Zahra Barati mi pare che sia in Svezia, adesso non ricordo esattamente. E quindi questa è una questione su cui penso, io non sono un membro di questa commissione, ma penso che la commissione debba porre il tema del ricongiungimento familiari delle vittime del naufragio di Cutro come un elemento importante di assunzione di responsabilità del governo e dello Stato italiano rispetto a quanto di drammatico è accaduto a Cutro. Ecco, quindi questo è l'elemento che vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione, al di là degli aspetti che ogni parlamentare può adempiere attraverso il sindacato ispettivo, ma penso che un'assunzione della Commissione in questa direzione, nei confronti in questo caso del Ministro degli Esteri, conseguentemente della Premier Meloni, sia un elemento dovuto, perché non possiamo pensare che ci possiamo dimenticare di quello che è accaduto. Insomma, la testimonianza di Zahra è molto dolorosa, anche quella del professor Gulag è molto dolorosa, e quindi devo dire che il tema del ricongiungimento familiare rispetto alle vittime va posto ancora oggi con forza. Grazie onorevole Bonelli. Adesso c'è collegata la deputata Quartapelle. Grazie mille Presidente. Grazie mille Presidente, ringrazio anch'io Zahra e Gulag per questa testimonianza che credo sia costata molta fatica, molto dolore a loro, e li ringrazio molto per aver voluto comunque far sentire la propria voce. Credo anche, ringrazio molto la Presidente, che questa audizione sia un'audizione importante che completa il lavoro fatto questa mattina sulla situazione in Afghanistan. Oltre ad aggiungermi alle proposte che hanno fatto i colleghi Porta e Bonelli, vorrei aggiungere un altro elemento. Forse questa commissione dovrebbe e dovrà lavorare di più sulla questione dei corridoi umanitari. Le storie delle persone che sono state riportate qui oggi in commissione sono storie di persone che avevano tutto il diritto di chiedere asilo in Italia. Sono storie di persone verso le quali noi abbiamo una responsabilità nel momento in cui è stata presa la decisione di lasciare l'Afghanistan nell'agosto di 2 anni fa, e che oggi l'unico paese che ha provato in questi anni a fare i corridoi umanitari
continui a farli, ma con numeri molto bassi, per poi ritrovarsi ad assistere e a ragionare sugli effetti di una tragedia come quella di Cutro, è una cosa che non va bene. E quindi io credo che oltre appunto a questa commissione, oltre a lavorare su tutte le questioni che sono state poste, anche le questioni rispetto all'assistenza psicologica dei familiari che ci venivano riportate da Zara, si debba riprendere un ragionamento sull'ampliamento dei corridoi umanitari dall'Afghanistan, che è un argomento che in questa nuova legislatura non è mai stato toccato e invece dovrebbe ricevere un nuovo impulso, perché è uno di quegli argomenti dove si può e si deve trovare una unità di intenti di tutte le forze politiche. Grazie. Sì, grazie onorevole Quartapelle. Non so se l'onorevole Fratoianni voleva intervenire. Prego. Grazie Presidente. Molto, molto rapidamente, non ho per la verità da aggiungere nulla di rilevante alle cose che sono state dette dai colleghi, dalle colleghe che mi hanno preceduto, non per ringraziare lei per questa audizione. Credo che su questo tema questa indagine conoscitiva confermi purtroppo quello che in questo paese sappiamo da molti anni, e cioè che le politiche migratorie sono politiche gestite e governate nel segno dell'emergenza di fronte a un fenomeno che ha invece il tratto di una dimensione strutturale che chiederebbe tutt'altro approccio. Si tratta naturalmente dunque, come ha ricordato l'onorevole Bonelli, rispetto a questa vicenda specifica, di far pesare le parole e gli impegni presi, di lavorare puntualmente perché non solo l'implementazione dei corridoi umanitari, ma le pratiche di ricongiungimento legate a questo specifico episodio, a questa ennesima strage del mare, perché così vanno chiamate, possano andare in porto. Ma si tratta con tutta evidenza di continuare un lavoro faticoso ma necessario perché siano rimosse le ragioni di fondo che rendono in questo paese oggi purtroppo impossibile praticare politiche capaci di misurarsi con la dimensione di questo fenomeno. Lo sappiamo, è del tutto evidente che a partire dalla Bossi-Fini, una legge che produce strutturalmente irregolarità, che non consente di organizzare efficacemente flussi regolari, e più complessivamente a partire da politiche e da un discorso pubblico orientato alla criminalizzazione dei migranti e delle migranti, occorre, diciamo, rovesciare radicalmente il punto di vista. E questo è l'orizzonte necessario anche per rendere efficaci gli interventi di carattere più puntuale. Grazie. Allora aggiungo anch'io qualcosa. Intanto vorrei esprimere la nostra solidarietà, la solidarietà di questo comitato ai nostri auditi e a tutte le persone che in quel naufragio e anche negli altri naufragi, devo dire, perché anche quello di Roccella è avvenuto poco distante, e che hanno perso la vita e hanno infranto così le loro speranze di una vita in sicurezza. Le condoglianze a loro e alle loro famiglie. Ora, quello che oggi abbiamo sentito solleva più questioni su cui noi dovremmo concentrarci. Uno, le condizioni di vita difficilissime dei rifugiati in Italia. Il professor Yamshidi ci ha spiegato quello che deve fare, lavori tra i più umili e faticosi per riuscire a sopravvivere. E comunque parliamo di un professore, di una persona che ha svolto ruoli istituzionali, al quale non viene data altra possibilità che fare questo tipo di lavori. Poi c'è una questione di promesse mai mantenute. Il collaboratore della NATO, cugino del professor Yamshidi, avrebbe di diritto potuto arrivare in Italia, perché quando ci fu l'evacuazione della NATO al suo cugino venne detto: tu sei in quota italiana, noi ti preleveremo, ti daremo il visto e verrai con noi, ci sarà un'evacuazione perché tu hai collaborato con noi. Bene, se così fosse stata, né lui né la sua famiglia sarebbero morti in quel naufragio di Cutro. Di diritto
sarebbero arrivati sani e salvi, quindi un'altra promessa non mantenuta. L'altra promessa, quella della Presidente del Consiglio, che dice che i familiari delle vittime sì, potranno venire in Italia e lo garantisce in un incontro a porte chiuse. Ora, oltre questo, c'è stato un appello di non abbandonare gli afghani al loro destino in attesa di un cambio di governo. Ed è lo stesso appello che stamattina ci hanno fatto tutte le ONG che abbiamo udito. Dobbiamo negoziare, dobbiamo trattare, dobbiamo trovare la via diplomatica, perché altrimenti si rischia di penalizzare tutto il popolo afghano, una punizione collettiva con previsioni drammatiche per i prossimi tempi, specialmente per il prossimo inverno. Ecco, quindi noi credo che su questa prospettiva ci dobbiamo mobilitare e io penso che appunto non possiamo non recepire questo grido di allarme e faremo quello che è nelle nostre facoltà, come ho detto faremo un'interrogazione in cui chiederemo spiegazioni in merito a queste promesse e non mantenute. Quindi adesso io vi restituisco la parola per una replica. Prego, dottoressa Scigliano. Sì, grazie mille. Io giusto appunto vorrei risottolineare quelle che sono appunto le nostre richieste specifiche e effettivamente, come diceva lei Presidente, lo 0,1% di corridoi umanitari effettuati rispetto al necessario bisogno totale individuati per l'anno 2023 è davvero un numero che fa scandalo, che fa riflettere. Implementiamo corridoi umanitari dall'Afghanistan, così come appunto ci ricordava l'onorevole Porta, siamo stati pronti ad implementarli per altri rifugiati da guerra, come appunto dall'Ucraina. Quindi non due pesi e due misure, perché anche questo popolo sta soffrendo e sta soffrendo particolarmente perché alla guerra si è aggiunto, come ricordavo prima, anche un governo che sta completamente togliendo diritti a tutti, ma in particolare alla popolazione femminile, alle donne. Io volevo ricordare le tante donne che sono morte anche in quel naufragio di Cutro, fra queste donne tante che avevano anche collaborato, come ricordavamo prima il cugino di Jamshidi, su quel naufragio è morta anche per esempio Torpecai, una giornalista della mia età, una giornalista di 40 anni che collaborava con le Nazioni Unite. Anche lei è stata dimenticata lì, anche a lei non sono state date vie legali e sicure di ingressi in Europa ed è stata costretta, perché minacciata direttamente di morte dai talebani, è stata costretta a imbarcarsi su quel caicco che poi è naufragato a Cutro. Quindi manteniamo la promessa dei corridoi umanitari, ma manteniamo soprattutto la promessa che è stata fatta loro. Jamshidi e la signora Rati erano qui a Roma quando c'è stato l'incontro con la Presidente Meloni e c'era anche il Ministro degli Esteri, l'onorevole Tajani. A loro è stato espressamente detto che sarebbe stata mantenuta questa promessa di ricongiungimento con i familiari, che sono ancora molti nei campi profughi in Pakistan, e addirittura è stato chiesto loro di stilare una lista di questi familiari e di inviarla alla prefettura, cosa che loro hanno prontamente fatto, ma a distanza di più di un anno non solo non hanno avuto riscontro, ma non hanno avuto neanche notizie rispetto alla procedura in corso. Quindi grazie. Grazie, grazie. E la signora Zahra Barati. Ringrazio a tutte le persone che hanno accettato le nostre richieste e compreso le famiglie delle vittime deve essere molto importante che vengano assistite. La mia famiglia ha bisogno di uscire dall'Iran e io vorrei tirar fuori dall'Iran la mia famiglia e la situazione psicologica che si è creato per la mia famiglia. Vorrei tirarli fuori. Non posso raccontare, non posso spiegare in che condizioni sono. Posso dire che loro hanno bisogno del vostro aiuto per uscire e venire in Italia. Grazie. Grazie. Jamshidi. Vorrei ribadire una cosa che riguarda... Io non sto parlando del mio cugino o
familiari. 87 sono morti in questa tragedia, ma il discorso è una cosa generale. Ovviamente il nostro discorso riguarda a tutti quelli che hanno perso la vita in questa imbarcazione e tutti quelli che sono i loro familiari. Il fatto che viene detto che il primo ministro non ha dato il promesso sicuro, devo dire che ero lì, ero presente e assolutamente è stato detto che dateci i nomi dei familiari e noi li trasferiamo tutti quanti qua. E io ho detto che noi non possiamo scrivere tutti i nomi. Per favore, contattate la polizia e riuscite ad avere l'elenco esatto e il primo ministro e è venuto la persona che era responsabile l'indomani a prendere tutti i nomi dei parenti e sono passati più di un anno e noi non abbiamo avuto nessunissima risposta. Io ho mandato un'email, ho mandato all'ufficio del primo ministro un'email ufficiale, ho chiesto che a questo email non è stato dato nessuna rispostata. Il discorso è un discorso umanitario, è un discorso che riguarda a una popolazione italiana che ha una storia lunga, è una possibilità grande. Noi abbiamo un collegamento molto vicino, i nostri primi ministri, i nostri regnanti sono venuti in Italia, i nostri figli a Herat hanno perso la vita per il legame e la collaborazione che c'era con gli italiani e ora un afghano deve venire clandestinamente in Italia e solo perché ci sono problemi politici. Purtroppo la collaborazione di 20 anni tra il popolo afghano e italiano esisteva. Io ho lavorato per 20 anni nella politica afghana e sono stata diverse volte a collaborare con le forze di NATO e sono stata messo da parte e sto facendo un operaio e lavoro sulla terra alle 6 del mattino, esco e sono 2 ore tra dove abito e dove lavoro e lavoro 7 ore e 4 ore di viaggio, ricevo 42 euro, come posso vivere con una famiglia di 4 persone? Io sono solo perché i miei familiari non riescono a lavorare e ho la responsabilità della famiglia. Quando vado presso altri paesi mi dicono che ho una protezione internazionale, ma io non mi vengono dati i diritti che mi spettano. Ho 12 problemi, ho 12 sfide, ho scritto tutti questi 12, ma mi rispondono niente. E ho scritto tutto al comune, ma non mi hanno risposto e non mi hanno detto nulla. Ho chiesto se devo vivere qui o la mia morte deve tornare in Afghanistan.
quegli afghani che lasciano il loro paese si trovano in queste condizioni, nei progetti piccoli dove sì, ci possono essere corruzioni e difficoltà, però non ho trovato nessuno da Roma o da Taranto che possa venire da noi e chiedere quanto vi pagano, come lavorate, che condizioni avete. Nessuno ci ha chiesto questo. E nessun afghano riesce a difendere i propri diritti. Tutti voi che riuscite a capire queste difficoltà, fate in modo che si possa in qualche modo risolvere e capire queste difficoltà. Noi abbiamo bisogno di un lavoro dignitoso, noi non lo vogliamo non lavorare. Abbiamo lavorato in molti ambiti, nel lavoro militare o il lavoro ufficiale, ma almeno fate in modo che noi possiamo lavorare e sostenere le nostre famiglie, perché le nostre famiglie hanno bisogno. E io speriamo con tutto il cuore che un giorno tornerete nel nostro paese. Sono sicuro che NATO tornerà, gli italiani torneranno, ma ci vorranno molti anni e io spero che in quel giorno siate così i nostri ospiti e noi possiamo ospitarvi nella nostra terra. Grazie. Io spero, adesso noi faremo questo lavoro, faremo un'interrogazione, cerchiamo di seguire comunque la vicenda, rimarremo in contatto come siamo stati in contatto fino adesso con la dottoressa Scigliano. Avevo promesso a Cutro che avremmo fatto questa audizione, ci tenevo molto, è stato importante avervi qui, non siete soli, c'è chi ha a cuore i diritti e la vita delle persone e noi cercheremo di stare con voi a vostro fianco anche nelle vostre richieste. Vi ringrazio molto e dichiaro chiusa questa audizione. Grazie.